il plateau dei partenti è formidabile, io ho un po' di ruggine da togliere, ma stai sicuro che quando me la sono tolta ci provo il come. Ma diciamo che noi siamo stati spinti da proprio Tiziano nel robot. Prima ha detto che andava piano, io dovevo andare. Eravate lì a giocarvela, secondo me a un certo momento non si capiva, stanno davanti loro o sta davanti lui. No, il maestro mi ha detto di andare forte, io. Tu hai accelerato, hai fatto il tuo. Allora vediamo un po' che ne pensa la naviga. Gli hai detto a Marco, andiamo a prenderlo, stiamo avanti, cosa gli hai detto? Come l'hai motivato? Io non gli ho detto niente, ha fatto un grosso. Sei sicuro? Sì. No. Io, tanto che sta facendo l'ultima prova, ci stava provando. Ci abbiamo provato però. Si è accorto, gli hai dato campo libero. E allora, la macchina gradisce e anche noi gradiremo insieme al pubblico di averla in piede al palco. Sono pronti anche in questo caso i nostri operatori a sistemarvi al meglio e quindi direi di far scorrere ancora la carovana dei magnifici tre portando sul palco i protagonisti assoluti di questa edizione numero 18 del Rally Storico Bassano. Colorati entrambi in seconda posizione al termine di questa lunga cavalcata sui monti bassanesi ci sono Marco Superti, Battista, Brunetti. E per la vittoria quest'anno è stato affare del palchetto col casco, perché a vincere l'edizione numero 18 ci hanno provato tante volte, doveva prima o poi arrivare la volta buona ed è successo questa sera con la splendida BMW. Battista Brunetti vincono l'edizione numero 18 del Rally di Bassano Storico. Filippo Maria Zanin, Alberto Cerattola.